Luigi Di Maio, prego, si accomodi, benvenuto, ben trovato. Buonasera. Non possiamo salutarci da vicino. Mi dispiace non stringere la mano, buonasera. È come se l'avessi salutata. Allora, abbiamo molte cose da chiederle, appunto, parlavo di un bilancio, è stata una stagione molto complicata, l'abbiamo in qualche modo finita insieme l'anno 21, certo. L'anno scorso la finiamo insieme quest'anno. Partiamo dalla parte di attualità, così lo scontro così duro tra Di Battista e Beppe Grillo. Lo voglio ricordare, Di Battista dice abbiamo bisogno di un congresso, devono fare un congresso ai 5 Stelle e Beppe Grillo gli risponde a stretto giro dicendo che lui è fuori dal tempo, evoca addirittura il giorno della marmotta, uno scontro durissimo mai accaduto prima, dicevo. Lei da che parte sta? Tutti sono Guardi, molto curiosi di sapere questo. Io conosco sia Grillo che Alessandro Di Battista dal momento in cui è iniziata questa avventura del Movimento. Io sono sicuro che siamo prima di tutto dalla stessa parte, cioè quella del Movimento 5 Stelle del Paese. La seconda cosa che riconosco a tutti e in particolare a loro due, che hanno solo e soltanto energie positive da voler dedicare a questo progetto, agli italiani e al Paese. Ciò che posso dirle è che mai come in questo momento di grandi difficoltà per il Paese, per l'Italia ma per il mondo intero, perché questa è una crisi economica mondiale, serve essere uniti non divisi e io se potrò cercherò di far confluire tutte queste energie positive in una sola direzione. No, guardi, io ovviamente come ben sa ho fatto il capo politico per 2 anni e sono stato frontman del Movimento insieme a tanti altri per 7, quindi sa bene, però se posso dare una mano a permettere che anche quelle che sono differenze di vedute possano andare tutte nella stessa direzione, io ci sarò, ma sempre nell'ottica di collaborazione e ora, nella piena fiducia di chi si occupa del Movimento. Ecco, no, che oggi perché è voglio capire se lei ha ancora politico. Voglia di fare il capo politico del Movimento 5 Stelle. 60 secondi e me lo dice, così ci pensa un attimo, mi dà una risposta meditata. 60 secondi, torniamo subito. Allora, Di Maio ci ha appena detto che lui vuole provare a fare da paciere, ma vediamo cos'è stato questo scontro. Sentiamo un attimo Di Battista, cosa ha risposto Grillo, così lo contestualizziamo. Guardate. Secondo me il Movimento 5 Stelle in questo momento deve organizzare un congresso, chiamiamolo così, anche se è una vecchia parola, un'assemblea costituente, perché il Movimento tante cose buone le ha fatte. Siamo nati nel 2013 con Beppe che diceva fuori ladri, tutti a casa, cittadino si fa istituzione. Questi risultati li abbiamo portati a casa. Un ricambio generazionale anche diciamo fisico di una serie di parlamentari tra la 16ª legislatura e la 18ª, quella di oggi, c'è stato. Io chiedo, chiedo formalmente il prima possibile un'assemblea per fare in modo che chiunque... Un'assemblea o un congresso? Ha paura di dire la parola congresso? L'ho detta io però. Okay, parola congresso, si figuri. In cui tutte le anime del Movimento dicano la loro per prendere e costruire un'agenda politica e vedremo chi vincerà. Allora, Beppe Grillo risponde, dopo i terrapiattisti e Gilles Arancioni di Pappalardo pensavo di aver visto tutto, ma ecco l'assemblea costituente delle anime del Movimento, ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film Il giorno della marmotta, tanta roba, cioè, il congresso è una brutta parola per voi, avete paura di normalizzarvi, qual è il tema? No, io penso semplicemente che tutta la questione degli stati generali, poi come lo si vuole chiamare, ricorderà che l'ho lanciata quando mi sono dimesso dal capo politico e secondo me i dettagli, l'organizzazione, queste saranno ovviamente questioni che approfondirà e spiegherà l'attuale capo politico Vito Crimi che ha tutta la mia fiducia. Ciò che posso dirle però è che non credo che sia la priorità dell'Italia, cioè se adesso da ormai 5-10 minuti ci stanno guardando cittadini da casa, questi cittadini in questo momento sanno che a livello globale c'è una crisi economica che forse non ricordiamo dal dopoguerra ad oggi. Beh, di fronte a questo ci sono delle preoccupazioni per le imprese, per i lavoratori, per i giovani disoccupati. Abbiamo delle risposte tempestive da dare a queste persone. Io mi dedico a questo. Lei prima mi chiedeva il capo politico, non il capo politico. Io mi voglio dedicare al Paese, faccio il ministro e cerco di servire questo Paese nel migliore dei modi da ministro degli esteri. Oggi abbiamo riaperto finalmente le frontiere, che vuol dire turismo, che vuol dire lavoro per gli italiani, molto importante. Scusi, quindi lei sta con Grillo sostanzialmente, pensa che insomma non è il momento di parlare di questa storia? No, io non credo che ci sia da schierarsi da una parte o dall'altra, qui facciamo parte della stessa famiglia da anni, l'abbiamo costruito insieme questo progetto e
Se siamo uniti, come sono sicuro che riusciremo ad essere, questo paese cambia. E mai come in questo momento in cui si parla di patrimoniali, si parla di una serie di cose che per me sono preoccupanti per l'economia, il Movimento 5 Stelle è essenziale per la vita politica del paese, per evitare che si facciano scelte sbagliate. Ma Grillo e Di Battista dopo questo fatto di ieri? Ma io ho sentito e sento loro continuamente, ma ci coordiniamo su alcune anche cose. Anche ieri, su questa storia? Io sento come... Le ho detto spesso tutti e due, e ciò che posso dire è che tutti e due vogliono bene a questo paese e al movimento. Poi Grillo è il garante, ci ha fondato tutto, ha fatto conoscere tutto, e tutto il mio apprezzamento e fiducia. Io gliel'ho chiesta perché a me, insomma, mi risulta che molti glielo stanno chiedendo, comunque lei rimpianto, nel senso che 5 Stelle poi alla fine si sono trovati un po' acefali in questa fase, che non gli ha fatto bene questa cosa, no? Guardi, io credo che il Movimento 5 Stelle in questo momento, e lo vedo stando al governo di questo paese, oltre ad aver espresso il Presidente del Consiglio di questo governo, perché ricordiamoci che Giuseppe Conte è stato proposto due volte al Movimento 5 Stelle, porta all'interno di questo governo dei temi importantissimi. Il Ministro Patuanelli finalmente ha ottenuto il fondo perduto per le imprese, che significa non dover avere più prestiti in questo momento di crisi, ma poter chiedere fondi, scusate il gioco di parole, a fondo perduto, che vuol dire poter respirare, avere ossigeno in questo momento. Bene, io sono orgoglioso di sapere che c'è un ministro in quella posizione del Movimento 5 Stelle, perché so che ha delle sensibilità che garantiscono una parte di questo paese che ha difficoltà. Torniamo all'inizio, no? Il bilancio, un anno incredibile, sembra di averne passati almeno tre e c'era tanta roba dentro. Abbiamo messo insieme un po' di immagini, ce lo rivediamo insieme e poi facciamo un po' di riflessioni. Con piacere. Permettetemi di dire che il Ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. Matteo, nella mia valutazione... Bella atmosfera, ti prego non mi uccidere il mood. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla, voglio stare in good. La 1, la 2, la 3, c'è la democrazia. Bella atmosfera, yeah, 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 yeah. E non so quanta gente entra al Paladozzo, ma sicuramente sono meno di 6.000. Bella atmosfera. Sono arrivato ad altezza cintola. Ti prego non mi uccidere il musta. È il signor Iaia, eh? Da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. Hanno detto giusto o è sbagliato? Attaccato. That killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Siamo arrivati fin qui e ho mantenuto la promessa fatta a Stefano l'ultima volta che l'ho vista. Andremo fino in fondo, non finisce qui. E ieri alle 21 abbiamo avuto la conferma di un primo caso di coronavirus. Disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali. Oggi registriamo 812 deceduti, purtroppo. Agli stati generali dell'economia partecipano tutti. Siamo qui anche per chiedere di mantenere le promesse fatte. Di
mai un film lascia senza fiato, devo dire, rivedere tutto assieme. È la prima volta che rivedevo queste immagini montate in sequenza così. Infatti devo dire, da febbraio sono stati mesi durissimi per tutti noi, anche i precedenti non sono stati da poco. C'è un momento che non dimenticherà mai di quello che ha vissuto quest'anno? Beh, di quello che ho vissuto, mettiamola così, nell'ultimo anno, sicuramente quando sono arrivati i primi ventilatori. Lei si ricorda che all'inizio della pandemia l'Italia non aveva abbastanza ventilatori polmonari per far respirare le persone in terapia intensiva. Quando sono arrivati i primi, dopo due settimane di lavoro col corpo diplomatico in tutto il mondo, ambasciatori che hanno noleggiato magazzini, aerei per farli arrivare, quello è stato un momento che mi mette ancora i brividi mentre lo racconto, perché c'è stato un momento in cui avevamo realizzato come Europa che avevamo trascurato la sanità. Ma cioè, come Europa, di non farcela un momento. C'è stato un momento nel quale tutta Europa non aveva una catena di produzione di mascherine e ventilatori e noi dovevamo affrontare una pandemia mondiale. In quel momento, quando siamo riusciti a capire che c'erano amici in tutto il mondo dell'Italia che ci mandavano gli aiuti, in tutto il mondo, perché non è solo una parte, è tutto il mondo, beh, in quel momento, quando li ho visti arrivare, le posso assicurare che si è aperto un barlume di speranza. Si è acceso un barlume di speranza. L'altra cosa che secondo me non dimenticheremo mai sono i camion che portano via le bare da Bergamo. Io ero in diretta. Quello è stato, credo, uno dei momenti più difficili della nostra storia, ma è stato anche il momento in cui, credo, siamo ripartiti, abbiamo avuto la forza di reagire, perché quello lo possiamo definire il momento più buio. E un grande abbraccio andrà sempre alle famiglie delle vittime, per i loro cari che hanno perso, ai medici, agli infermieri, a tutti quelli che non hanno mai smesso di lavorare. Io vedevo prima, quando facevate vedere le piazze del lockdown, anche camion dei giornalisti, con le parabole dei giornalisti che erano lì a raccontare, anche a loro va il mio grazie per tutto quello che hanno fatto in questo periodo. Senta, rimaniamo sul clima di sincerità, insomma un po'. Lei è una persona molto controllata, la cravatta è diventata un po' il simbolo di questa lei cosa. Lei me l'aveva tolta prima che se la togliesse ufficialmente. Resti un attimo un po' scravattato e vi dica una cosa sinceramente. È venuto fuori questo retroscena di Verderami solo io mi sono rotto di Conte. Lei l'ha smentito, ma al di là di questa frase, insomma, lei in qualche modo ha lavorato tanto in questi anni per i 5 Stelle, si è messo sempre in gioco, si è sporcato sempre le mani. Conte l'ha scelto lei, è finito a Palazzo Chigi dopo che lei ha preso il 34% dei voti. Di Battista è rimasto fuori, ogni tanto torna e critica. Ci stavano dei momenti qui, dicevo, io mi sono proprio rotto, cioè, ma che sono sempre quello che porta la croce. Mi sono rotto, no, perché io posso assicurarle e ci credo veramente. Credo di essere una delle persone più fortunate al mondo nel ricoprire un ruolo così importante, nel rappresentare un paese così importante nel mondo. La sua età al ministro degli esteri. Le posso assicurare anche che c'è stato il momento in cui mi sono tolto la cravatta, quello che avete fatto vedere, quando ho deciso di dire al movimento deve camminare ancora di più sulle proprie gambe, in cui c'è stata un po' una liberazione da una serie di pressioni anche che arrivavano da tutte le parti. Però, come le ho detto prima mentre guardavamo il video, quando poi è arrivato la crisi del coronavirus, tutta quella roba sembrava così piccola rispetto all'importanza della sfida che abbiamo dovuto affrontare. Cioè, questa crisi drammatica ci ha anche fatto ridimensionare alcune dinamiche politiche, alcune questioni, e dobbiamo, secondo me, trarne insegnamento. Senta, il più possibile. A proposito di stati generali, molti accusano Conte di essersi montato la testa, un po' di grandezza, Ressole. Se lei è un po' montata la testa, questo signore l'avete scelto, io me lo ricordo, lo portò in questo studio, cioè era un signore, un avvocato, così, neanche proprio noto, no? Giuseppe Conte era già da 5 anni nell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, oltre a essere un professore e un avvocato. Poi è stato uno dei miei candidati ministri quando ho presentato la squadra di governo prima delle elezioni. È una persona determinata, io la definisco così. E se il Premier è sicuro di sé, questo è un bene per il Paese, perché gli permette di affrontare le difficoltà. Poi credo che abbia dimostrato di poter, senza esperienza politica, amministrare quel ruolo, che è il più importante che abbiamo nel Paese dopo il Presidente della Repubblica, al di là delle gerarchie istituzionali. E come ho sempre detto a Giuseppe, quella che per me era preoccupazione all'inizio, perché era totalmente neofita. Sì. È diventata ammirazione, perché non è semplice affrontare un ruolo del genere da zero. Quindi lei mi sta dicendo che se si presentasse alla guida del movimento lei lo voterebbe?
Io ovviamente non faccio previsioni su queste cose, anche perché non voglio tirare per la giacca il Presidente del Consiglio, ma se Giuseppe desse una mano io sarei contento. Cioè sarebbe un bene che lui se desse una mano al movimento, io sarei contento, ovviamente nel pieno rispetto del suo ruolo, che è anche un ruolo che deve vedere, come dire, non dico super partes perché non è quello il ruolo del Presidente del Consiglio, ma mediatore tra più forze politiche. Senta, un'altra cosa, lo ritiene ancora espressione dei 5 Stelle? Perché si è detto che lui ormai gioca da solo, gioca per sé, non è più tanto organico, no? In qualche modo spesso voi avete avuto dei problemi, no? Anche qui, quando si era reso disponibile per fare il candidato ministro della squadra di governo che avevo presentato prima delle politiche, lui non era iscritto al Movimento e non si è iscritto al Movimento. Quindi questo lo tiene non iscritto al Movimento, oggi lo vede non iscritto. Però che sia espressione del Movimento 5 Stelle è vero due volte, perché l'abbiamo espresso nel precedente governo e adesso. Ciò non vuol dire che quando sei espressione però devi sottostare a dei diktat di una forza politica, perché questo non è mai sano e non ha mai funzionato nella storia della Repubblica. Quindi ben venga la sua autonomia e anche la sua capacità di fare, perché poi non è una questione di autonomia. Se sei capace amministri quel ruolo, se non sei capace non lo amministri. Credo che ci abbia raggiunti Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Sono molto contento di averlo con me questa sera, è una serata importante, è importante avere Di Maio stasera con noi, no Luciano? Ci sono molte cose che lo riguardano strettamente in buonasera, questa direttore. Giornata. Buonasera direttore. Sì, buonasera a tutti, buonasera Ministro. Luciano, prego. Ma io volevo partire proprio da quel filmato. Quel filmato ci dice che è stato un periodo terribile e ci dice pure, soprattutto noi che viviamo in Lombardia, che ancora oggi l'85% dei casi positivi in Italia sono in questa regione. Quindi siamo ancora molto preoccupati per la salute, siamo enormemente preoccupati per le condizioni economiche della nostra regione e di tutto il paese. Allora le dico, io sono un po' stupito da tutto il tempo che si sta passando a discutere quello che dobbiamo fare. Prima la Commissione Colao, adesso questi stati generali, progetti, piani, dibattiti. Cioè in un paese che ha bisogno di decisioni, alcune sulla salute anche positive sono state prese nei giorni scorsi ed altre sull'economia, che hanno bisogno di essere fatto tutto. Perché c'è bisogno degli stati generali? Ormai è chiaro quello che serve al Paese. Perché non la prendete in mano come governo e cominciate a dire queste sono le 10 scelte fondamentali, da domani le mettiamo in attuazione? Arrivare alla sintesi, alla ciccia, dice Fontana, sostanzialmente. Io credo che gli stati generali debbano essere giudicati dalle leggi che partoriranno o dai provvedimenti in generale che partoriranno, e su questo voglio essere molto chiaro. Gli stati generali dureranno una settimana, entro venerdì prossimo, per quello che so io dal programma, dovrebbero finire. Da venerdì parte il conto alla rovescia per decreti legge o leggi che servono per questo paese, e saranno stati utili gli stati generali se le leggi di questo paese conterranno quello che ci siamo detti agli stati generali, per non farlo essere un esercizio di stile. Poi ovviamente il direttore sa bene che quando la Task Force Colao ha prodotto il piano è stata criticata perché era un piano nelle stanze chiuso. Poi facciamo gli stati generali, si ascolta troppo. Io condivido la premura del direttore Fontana, perché dobbiamo fare presto. Generali, dobbiamo fare un presto. Un po' di trasparenza, più mi ricordo gli streaming, mi piacevano però tanto. Però le voglio dire, agli stati generali entrano i rappresentanti dei lavoratori, delle imprese, degli artigiani. Non è che siano a porte chiuse, nel senso non è che ci siamo chiusi nel potere. Se vuole il mio parere personale. Questo, però, se vuole, lo riferisco a chi di dovere. Con piacere. Senta, prima della parola di nuovo Luciano, però una domanda pratica, concreta. Le tasse. Si insiste sulla necessità di usare i soldi dell'Europa per abbassare le tasse, lei l'ha detto molto chiaramente, e però oggi Conte ha avuto la necessità addirittura di smentire l'idea di fare una patrimoniale, almeno per il 2020-2021. Siamo sicuri? Guardi, io le dico anche per il 2021-2022, 2022-2023, io le posso dire che finché, e credo di interpretare il sentimento di tutta la maggioranza, finché ci sarà questo governo, in particolare il Movimento 5 Stelle al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. Quando si parla di patrimoniale è perché non si vede un orizzonte economico positivo e non si vedono neanche tutti i fondi che servono. Io le posso dire che nell'ultimo mese la trattativa europea che stiamo portando avanti fa ben sperare, perché
come ha detto il Presidente del Consiglio, usiamo quei fondi anche per fare una riforma fiscale. Ma infatti ha un po' la nostalgia della flat tax, lei, capisco bene? Guardi, io penso che l'abbassamento delle tasse non abbia colore. Ora, come si chiama, non mi interessa. L'importante è che noi impariamo la lezione della vecchia crisi. C'è stata la crisi nel 2008-2009? Che è successo? Si sono tagliate le pensioni, tagliato il welfare e aumentate le tasse. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario, cioè tagliare le tasse e permettere a famiglie e imprese di poter fare gli investimenti. C'è il recovery fund, ci sono gli strumenti europei, ci sono anche le emissioni di titoli da parte dello Stato come in questo periodo. L'importante è che questi soldi si spendano bene. E gli stati generali anche per ascoltare le persone ci consiglieranno come spendere al meglio. Senta, non che li si volesse spendere male. Un attimo sul Venezuela. Oggi è stata una giornata complicata per i 5 Stelle, è arrivata anche l'accusa di aver preso dei soldi dal Venezuela. Lei è tranquillo, se io non lo dico perché porta sfiga. Io ho visto questo documento e questa inchiesta del quotidiano spagnolo. Questo documento è stato smentito, cioè la veridicità di questo documento è stata smentita dall'ambasciata venezuelana. Io posso dirle solo una cosa, si faranno tutte le verifiche del caso, per carità, ma accusare una persona che non c'è più, Gianroberto Casaleggio, e quindi che non si può difendere, secondo me non è uno scoop. Perché noi non abbiamo di fronte, cioè, cos'è, sciacallaggio? Non abbiamo di fronte la possibilità che il diretto interessato si possa difendere. Poi dico un'ultima cosa su questo. Ma se nel 2010 volevamo 3 milioni di euro, accettavamo nel 2010 i rimborsi elettorali delle regionali di maggio, che erano circa 2-3 milioni di euro proprio. E se volevamo altri soldi, non rinunciavamo a 100 milioni di euro tra stipendi e rimborsi elettorali. Luciano Mica Fontana. Ci servivano i soldi del Venezuela. Luciano Fontana, prego. Ministro, io questa vicenda la voglio prendere un attimo da un punto diverso, perché naturalmente è tutta da dimostrare, vedremo, ci sarà un'inchiesta, vedremo come va a finire, c'è una smentita netta. Però quello che le voglio chiedere, questa vicenda nasce anche un po' in un clima politico che i 5 Stelle in passato hanno alimentato, soprattutto nei propri rapporti internazionali. Anche se non fosse vero, e non ho alcun motivo di dubitare, come dice lei, che non sia vero, ma il flirt che c'è stato con Chavez, con Maduro, quando sono piaciuti alcuni regimi, alcuni personaggi di parti del mondo che poco avevano a che fare con l'Italia e con il nostro sistema di alleanze, non è un vulnus, un errore molto grave che sarebbe bene rimuovere nella politica del Movimento 5 Stelle? Ciò che posso dirle da titolare della politica estera di questo paese, da titolare della Farnesina, è che questo paese, nella politica estera che esercita anche in questo governo e nel precedente, in cui eravamo e siamo come Movimento 5 Stelle, è un paese che vuole stare in maniera orgogliosa nella NATO e nell'Unione Europea, che sta nell'alleanza occidentale e che guarda gli altri paesi in un'ottica di cooperazione, di scambi commerciali, di scambi politici, ma non di nuove alleanze. È molto importante la sua domanda perché mi permette di ribadire ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, qual è la collocazione geopolitica dell'Italia. E l'ho detto a Mike Pompeo non più tardi di 3 ore fa nell'incontro che abbiamo fatto a livello dei ministri degli esteri europei, rispetto a una narrativa che però mi permetta... Cioè tra USA e Cina lei sta con gli Stati Uniti, non con la Cina come dicono tutti? Guardi, noi siamo nella NATO fino a prova contraria e lavorerò sempre per rafforzare questa alleanza, come siamo sempre stati e saremo nell'Unione Europea, perché ne siamo convinti. Poi che questi consessi siano da migliorare, infatti c'è il gruppo dei saggi della NATO, c'è la riforma delle Nazioni Unite, c'è la conferenza per il futuro dell'Unione Europea, quindi ci sono dei fora dove si sta discutendo di questo. Ciò che dobbiamo aggiungere, che è molto importante, è che è stato un po' paradossale il dibattito, per esempio, su il collocamento geopolitico e la collocazione geopolitica dell'Italia durante questa crisi pandemica. Perché? Perché arrivavano mascherine dalla Cina. Io ho parlato col mio collega Jean-Yves Le Drian, che è il ministro degli esteri francese, mi ha detto anche noi abbiamo acquistato mascherine dalla Cina, ma questo dibattito non c'è. A proposito di estere, due domande da farle. Una riguarda le frontiere europee, perché in alcuni casi sono state riaperte anche grazie al suo impegno personale. È stato molto faticoso, c'è ancora diffidenza nei confronti dell'Italia? Sicuramente non c'era consapevolezza dei dati.
Approfitto della presenza del direttore per dire una cosa. Io mi sono battuto per far aprire i confini a tutta l'Italia, non ad alcune regioni. E oggi, 15 giugno, che è il D-Day del turismo europeo, i paesi europei hanno aperto anche alla Lombardia. E questo è un segnale importante perché? Perché tutte le regioni hanno lavorato al meglio per abbassare il loro livello di contagio e tutte le regioni sono sotto la soglia critica europea. Senta, ho un'altra domanda da farle. Il governo italiano ha deciso di vendere 2 fregate militari all'Egitto e i genitori del giovane regina hanno detto ci sentiamo traditi. L'altra sera qui sulla 7 hanno detto delle cose molto dure, traditi 2 volte. Hanno detto che l'unica persona che li ha chiamati è stato il presidente della Camera, Fico. Lei da ministro degli esteri non sentiva di doverli chiamare, doverci parlare di questa decisione? Io le dirò di più. Io ho visto la loro reazione e mi sono chiesto in queste ore come avrei potuto reagire io. Probabilmente avrei reagito allo stesso modo. Nessuno può capire qual è il livello di sofferenza di quella famiglia. Io posso garantirle una cosa come ministro degli esteri. Ho incontrato al ministero degli esteri quando mi sono insediato i genitori di Giulio Regeni con il loro avvocato. Questi atti, come quelli in precedenza, non pregiudicano la ricerca della verità per Giulio Regeni. Perché e anzi, chiedo, le posso garantire, ad ogni occasione, ogni volta che noi sentiamo un nostro omologo egiziano, il primo argomento è questo. Faccio un po' come Luciano, però, cerco di allargare il campo, perché sai cosa mi ha colpito a me in questo? Che mi è sembrata tanta realpolitik questa cosa. Cioè, 5 Stelle entrano in politica per cambiare tutto, per essere diversi. Poi arrivate lì e fate quello che avrebbe fatto qualunque governo del passato. Io ho sempre detto una cosa. Rispetto a, c'è una discussione anche in corso sul se tenere l'ambasciatore lì. E io dico sempre, noi per riuscire ad ottenere la verità su Giulio Regeni abbiamo bisogno, ma anche la scarcerazione dello studente di Bologna che è egiziano, Fachi, noi dobbiamo necessariamente avere un interlocutore presente sul territorio che ci consenta anche di premere sul governo egiziano per la verità su Giulio Regeni. Questo è il nostro atteggiamento, poi si può non condividerlo e rispetto alla famiglia Regeni ci mancherebbe altro per tutto allora, quello sono in ritardo, che purtroppo, dice. Quindi devo ringraziarla e salutarla. Non ce la facciamo con la vignetta? Ma posso? Sì, perché la voglio ce difendere. Ce la facciamo, meno male, ma ce la facciamo. No, verità non per Giulio Regeni. Linea dura del governo. Abbiamo inviato navi da guerra alle coste egiziane e l'Egitto se l'è comprata. Vedi te quando è? Allora, amara, molto amara. Io ringrazio molto Luigi Di Maio per essere stato grazie con noi. A voi. Vi faccio un grande in bocca al lupo per questi prossimi buonasera. Giorni che sono molto impegnativi.